Davvero riduttivo alla prova del cuoco ricette chiamare semplicemente insalata di riso la ricetta di Sergio Barzetti di oggi 28 maggio 2018. Infatti alle ricette la prova del cuoco Barzetti aggiunge la ricetta dell'insalata di riso viola, rosso e bianco, un primo piatto estivo che non possiamo perdere. E che di certo faremo tante volte questa estate, nei prossimi mesi. Ultima ricetta per Sergio Barzetti alla prova del cuoco oggi, poi per i saluti e la festa di addio di Antonella Clerici. L'appuntamento è per venerdì 1 giugno. Intanto, gustiamo questa insalata di riso ricca di Sergio Barzetti, la ricetta dell'insalata di riso suggerita alla prova del cuoco oggi. Piselli, zucchine, mela, mirtilli, pesche e noci, pomodorini e altro ancora come uova, e non solo. Ecco dalla prova del cuoco ricette del 28 giugno 2018 la ricetta per fare l'insalata di riso viola, rosso e bianco. La ricetta di Sergio Barzetti dell'insalata di riso rosso, viola e bianco, la prova del cuoco oggi. Ingredienti: insalata di riso di Sergio Barzetti, la prova del cuoco ricette. 150 g riso viole, 150 g riso artemide, 150 g riso rosso rosetta, 150 g riso apollo, alloro, 4 uova fresche, 250 g zucchine, 100 g piselli freschi, 1 mela golden o fuci, 100 g mirtilli, 2 pesche e noci, 100 g pomodorini, foglie di basilico, foglie di erba amara, finocchietto, 2 cucchiai di semi di canapa, mezzo bicchiere di latte, 50 g formaggio grattugiato, sale e olio. Preparazione insalata di riso, la prova del cuoco ricette Barzetti. In pentola mettiamo acqua con sale e odori, scaldiamo e cuociamo il riso apollo per 11 minuti circa. A parte cuociamo il riso nero artemide partendo da acqua fredda senza sale, per 25-30 minuti circa, spegniamo, saliamo e facciamo riposare 10 minuti, scoliamo. Cuociamo anche il riso Hermes. In una ciotolina, sbattiamo le uova intere con il formaggio grattugiato, il latte, le erbe aromatiche tritate come finocchietto e menta e aggiungiamo anche i semi di canapa. Aggiungiamo anche le zucchine a dadini già cotte in padella con un po' di olio. Amalgamiamo il tutto e cuociamo questa frittata. In una ciotola grande versiamo il riso cotto e raffreddato, i piselli freschi crudi e sbollentati, la mela e la pesca noce a dadini piccoli, i mirtilli, i pomodori a pezzetti, il basilico, la frittata di zucchine tagliata a cubetti. Condiamo il tutto con un filo di olio di oliva.